catechesi per la Quaresima, guidata da Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe La Placa. Saluto ai confratelli sacerdoti e a tutti voi che siete qui presenti a questo momento di preghiera, di riflessione insieme. Grazie a tutti voi che avete accolto l'invito del Vescovo passato attraverso la pressante sollecitazione dei vostri parroci ad essere qui presenti. Voglio ringraziarli anche per questo, per avere, diciamo così, pubblicizzato in maniera adeguata questo nostro incontro e nell'essere presenti insieme alle loro comunità parrocchiali. Quindi ci mettiamo davanti al Signore, abbiamo ascoltato la parola di Dio, questo brano che ho voluto scegliere per questa catechesi, che ho intitolato con un titolo che vi richiamerà certamente qualcosa. Se io dico Misericordes sicut pater, a che cosa pensate? Pensate al tema del giubileo straordinario della misericordia che abbiamo vissuto qualche anno fa. E proprio così ho voluto intitolarlo, leggendo appunto questa parabola. Il tema riguarderà la misericordia che ci è donata, la misericordia che siamo chiamati a donare ai nostri fratelli. È una parola, misericordia, nella quale, scrive il Papa nel Misericordia Vultus, nella quale il mistero della fede cristiana sembra trovare la sua sintesi. Se noi vogliamo cercare la sintesi del mistero cristiano, ecco, misericordia è una parola che la descrive in maniera perfetta. Il Vangelo, dice Papa Francesco proprio in Misericordia Vultus, non è altro che la rivelazione in Gesù Cristo della misericordia di Dio verso i peccatori. È proprio di Dio usare misericordia, e specialmente in questo si manifesta la sua onnipotenza. È per questo che la liturgia, in una delle sue collette più antiche, ci fa pregare: «O Dio, che riveli la tua onnipotenza, soprattutto con la misericordia e il perdono». Quindi potremmo dire che l'onnipotenza di Dio, più che nella creazione, si manifesta nella misericordia di Dio. E già questa è una cosa dirompente, potremmo dire, perché quando noi pensiamo al Dio potente, onnipotente, che dal nulla fa essere tutte le cose, pensiamo alla creazione. Eppure, ecco, la preghiera di colletta ci fa pregare: manifesti la tua onnipotenza nella misericordia e nel perdono. Quindi, se Dio nostro Padre è misericordioso nei nostri confronti, anche noi, suoi figli, dobbiamo esserlo come lui. La misericordia, sempre il Papa, Misericordia Vultus al numero 9, la misericordia, attenzione, diventa il criterio per capire chi sono i veri figli di Dio. Come misericordioso Dio, così noi, suoi figli, siamo chiamati ad esserlo. Se vogliamo noi avere una cartina al tornasole per dirci figli di Dio, dobbiamo vedere se noi siamo misericordiosi come lo è Dio nei nostri confronti. I padri della Chiesa, parlando della misericordia di Dio, dicono che quella di Dio è una misericordia velocissima. In un commento all'episodio del buon ladrone, Sant'Ambrogio scrive così: quello, il buon ladrone, quello stava ancora pregando che si ricordasse di lui quando fosse arrivato nel regno, e il Signore già gli concedeva il regno di Dio. Quam velox misericordia, è più lenta la richiesta di chi prega che la concessione della ricompensa. Dio, cioè, non attende che il peccatore si converta per usargli misericordia, ma è proprio attraverso la scoperta di un amore, quello di Dio, che non viene mai meno, che il peccatore si pente e cambia vita. Questo è un elemento
importantissimo per capire la misericordia di Dio e di converso per capire come noi siamo chiamati ad essere misericordiosi. La misericordia non è il premio concesso a chi si è pentito dei peccati, è piuttosto la causa che precede e suscita il pentimento del peccatore. Questo è davvero importante coglierne e prenderne coscienza. La misericordia di Dio nei nostri confronti non è il premio, ma è la causa che suscita il nostro pentimento. Scriveva Dostoevskij nei Fratelli Karamazov: volete castigare tremendamente qualcuno, volete castigare tremendamente e severamente un uomo, però al fine di salvarlo e di rigenerare la sua anima per sempre, schiacciatelo con la vostra misericordia, mostrategli l'amore ed egli maledirà il suo operato. Quest'anima si dilaterà, sarà schiacciata dal rimorso e dall'infinito debito che d'ora in poi gli starà dinanzi. La misericordia precede il pentimento. Dio non attende il pentimento dell'uomo per usare misericordia, ma la misericordia precede. Benedetto XVI lo scriveva nel Deus Caritas Est: la misericordia precede e suscita il pentimento del peccatore. Il pentimento si verifica a causa dello stupore di avere scoperto l'infinita misericordia di Dio. È l'esperienza, è lo stupore, è la meraviglia di fronte alla grandezza dell'amore di Dio che si esprime attraverso la sua misericordia, che non può lasciare il cuore dell'uomo insensibile a questa misericordia. E nasce il pentimento. La misericordia di Dio, attenzione che sono tutti elementi che chiaramente noi stiamo descrivendo di Dio, ma di volta in volta, siccome abbiamo detto che noi suoi figli dobbiamo essere misericordiosi come Lui, sono elementi che dobbiamo poter riscontrare in noi nei confronti dei nostri fratelli, o se non altro indurci ad un esame di coscienza per vedere qual è il modo con cui esercitiamo la misericordia nei confronti dei nostri fratelli che hanno sbagliato con noi, che ci hanno offeso, che ci hanno magari fatto qualcosa che ci ha un po' rovinato la vita, che hanno commesso un'infedeltà nei nostri confronti, che ci hanno pugnalato alle spalle, non i peccatucci che ci hanno rubato la caramella che avevamo nel borsello, ma le cose grosse, quelle che chiedono davvero una intimità con il Signore profonda per usare la misericordia che usa Lui. Dio perdona senza condizioni. Il padre perdona il figlio che ha sperperato una parte dei suoi beni, anche se questi torna a casa spinto dalla fame e non dal pentimento, non pretende nulla da lui. Il figlio non fa in tempo a esprimere il suo pentimento e già si trova le braccia del padre buttate al suo collo. Egli è perdonato ancor prima di chiedere perdono. È questa la logica di Dio, una logica che noi sappiamo è spesso paradossale, una logica che è il nostro, o dovrebbe essere il nostro dover essere nell'esercizio logico anche del nostro agire cristiano. Chi ama non aspetta di ricevere in cambio qualcosa, non mercanteggia. Chi ama perde se stesso, perché vive per l'altro senza calcoli e interessi. Il Dio di Gesù Cristo non pratica la religione del tu dai una cosa a me e io do una cosa a te. Questa dinamica conduce solo alla prostituzione, mentre quella di Dio è la logica della gratuità.
È il perdono gratuito di Dio la fonte della nostra conversione. La gratuità davvero è qualcosa nella quale dovremmo crescere tutti, fare le cose non solo nell'esercizio della misericordia, ma in tutte le cose, sia che siamo a servizio della città, sia che siamo a servizio della Chiesa, qualsiasi cosa noi facciamo, non dobbiamo sempre pretendere il contraccambio, non dobbiamo pretendere che qualsiasi cosa abbia un corrispettivo, spesso in denaro, ma anche in riconoscenza, in qualche cosa. La gratuità è segno di un cuore largo, di un cuore libero, quando invece a tutto vogliamo dare un prezzo, quando anche le cose che hanno valore vogliamo dargli un prezzo, allora quella è la logica della prostituzione. E non può essere, non deve essere la logica del cristiano, la logica del prete, la logica del vescovo, la logica del papa. Non può e non deve essere questa. Il cristiano deve avere un cuore libero e gratuito come quello di Dio. Ma noi possiamo chiederci: da che cosa dobbiamo convertirci? Noi siamo in fondo brava gente, andiamo a messa la domenica, facciamo qualche opera buona, siamo credenti e anche praticanti. Dietrich Bonhoeffer, che è un pastore protestante tedesco, diceva che il contrario della fede non è l'incredulità, il contrario della fede è l'idolatria. Che differenza c'è tra essere idolatra ed avere fede? La vera fede è adorare un solo Dio, l'idolatra invece adora molti dei. Ma nella Bibbia l'idolatria è qualcosa di più sottile. Non è tanto piegare il ginocchio davanti ad una statuetta d'oro o di legno, non è neanche adorare il vitello d'oro. L'idolatria è piuttosto elevare il proprio io al posto di Dio. Al fondo di ogni idolatria c'è l'autolatria, l'adorare se stesso, sentirsi talmente pieni di se stessi che anche Dio forse è costretto a inginocchiarsi ai nostri piedi, alle nostre idee, alla nostra logica. Questa è la vera idolatria, quando noi eleviamo l'io al posto di Dio. Sant'Agostino nella Città di Dio direbbe: quando l'amore di sé è spinto fino al disprezzo di Dio. Questa è l'idolatria. Cristo è venuto a rivelarci la misericordia di Dio, presentandosi lui stesso come ricco di misericordia. Già i profeti avevano annunziato il Messia come il misericordioso. Non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta. E lui stesso dice di sé: non sono i sani che hanno bisogno dei malati, ma i peccatori. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Per questo tra Gesù e i farisei non corre buon sangue, perché i farisei si ritenevano giusti, non si sentivano nella categoria dei peccatori. Il peccatore invece è il prediletto di Dio. Tutta la trama dell'incontro di Cristo con l'uomo è dominata da questa scelta dei peccatori, bisognosi di salvezze, i pubblicani, la peccatrice, la gente emarginata, la gente disprezzata, quelli che avevano peccato. E la cosa meravigliosa è che l'incontro con Cristo, l'incontro con Lui, opera la trasformazione dell'uomo, la trasformazione radicale del cuore dell'uomo. Cristo incontra il peccatore, Cristo incontra me, peccatore, e mi rialza, mi indica la strada della vita. Alla peccatrice dice: vai e non peccare più. Dunque, Cristo ci rivela la misericordia di Dio. Cristo, l'incontro con Cristo ci salva, ci ridà la vita,
ci restituisce la dignità. Abbiamo bisogno di contemplarla allora questa misericordia di Dio che si manifesta in Gesù Cristo, per essere anche noi misericordiosi come Dio e come Cristo. Spesso abbiamo la tentazione di pensare, ad esempio, che i sacramenti bisogna darli solo a chi se li merita. Oppure, tante volte, ecco, pensiamo che è inutile andarsi a confessare se non siamo realmente pentiti. Però io non ho mai trovato nel Vangelo che i sacramenti sono istituiti come premio della giustizia degli uomini. Da nessuna parte. I sacramenti sono istituiti come mezzo per liberarsi dall'ingiustizia. Se uno ci viene a dire che è santo, diciamogli che faccia pure a meno di confessarsi e di fare la comunione. Innanzitutto perché è tanto superbo da credersi santo che non riceverebbe niente dalla misericordia di Dio. E poi perché, se è veramente santo, è anche fuori dal disegno della salvezza. Perché Cristo è morto per i peccatori, non per coloro che si credono santi. I santi veri si aggrappavano ai mezzi della santificazione con tanta tenacia proprio perché non si sentivano affatto santi, ma perché nella loro profonda umiltà avvertivano forte il senso del loro peccato. Si sentivano peccatori fino alla radice del loro essere. Pensiamo ad esempio a San Carlo Borromeo, che si confessava 2 volte al giorno, ma non perché era un animo scrupoloso, ma perché aveva un senso talmente alto della santità di Dio che rimaneva folgorato misticamente. La tenerezza dell'amore di Dio si rivela a noi nonostante siamo peccatori, ma si rivela a noi proprio perché siamo peccatori. La misericordia di Dio è una passione d'amore per l'uomo. È una passione d'amore. Dio è innamorato dell'uomo. Per questo ci usa misericordia. Tante volte io sento dire dobbiamo rispettare le persone che ci dicono io in questo momento non mi sento di andare in chiesa. Allora quando ti sentirai vai in chiesa. Io non mi sento di pregare. Ma io dico una cosa, questa è l'espressione più alta dell'egoismo. Se Dio è appassionato d'amore nei nostri confronti, se Dio è innamorato di ognuno di noi, io posso anche non sentirmi di andarlo a incontrare. Ma Dio proverà la gioia di vedermi. Dio, che è innamorato di me, mi vuole vedere perché, vedendomi, proverà la gioia di amarmi. Allora io magari non proverò niente durante quella celebrazione eucaristica. Io non proverò niente a mettermi in preghiera, ma farò contento Dio. Darò una gioia a Dio che è innamorato di me. Ecco perché questa espressione io non sono mai riuscito né a condividerla, a rispettarla sì, ma non la condivido, perché se ci sono 2 innamorati e uno non si sente di uscire, ma esci perché fai contenta il tuo partner e avrà tanto più valore quel tuo uscire con lei o con lui se non ti senti, perché lo avrai fatto. Per fare contento l'altra persona. Avrà tanto più valore andare a messa quando non mi sento, perché lo avrò fatto per fare contento Dio senza che io ci ho ricavato niente di gratificazione, di soddisfazione, di gioia. Certo, bello è avere un rapporto con Dio quando io provo gioia e provo gratificazione. È un rapporto troppo interessato. La misericordia di Dio ci fa misericordiosi. Attenzione, questo è un passaggio
È semplice, ma vi chiedo un poco più di attenzione. Misericordes sicut pater, misericordiosi come il Padre. Questo è stato il motto del Giubileo della Misericordia. Il desiderio inesauribile che dovrebbe avere ogni cristiano è proprio questo: offrire la misericordia, frutto dell'avere sperimentato l'infinita misericordia di Dio. Io offro e sono misericordioso perché sono, direbbe il Papa, misericordiato, perché ho ricevuto la misericordia. Quindi, accogliere da una parte e donare misericordia dall'altra parte. Non solo misericordia da ricevere, e non solo misericordia da offrire. Accogliere e dare misericordia sono infatti due movimenti del cuore che non possono stare l'uno senza l'altro. O vanno insieme o semplicemente si escludono. Potremmo dire, parafrasando l'illuminista Kant, che sarebbe cieca un'esperienza della misericordia di Dio che non diventasse esercizio di misericordia nei confronti degli altri. Così come sarebbe vuota una misericordia esercitata nei confronti degli altri che non scaturisse dall'esperienza della misericordia di Dio. Non è possibile scindere la misericordia ricevuta da Dio dalla misericordia che noi accordiamo ai nostri fratelli. O è vuota o è cieca. È la logica del Vangelo, quella cioè secondo la quale non basta semplicemente accogliere la parola di Dio e nemmeno semplicemente metterla in pratica. È necessario invece accoglierla e insieme metterla in pratica. Solo allora è possibile sperimentare la beatitudine promessa dal Signore. Beati coloro che accolgono la parola di Dio e la mettono in pratica. Quella stessa beatitudine di cui godranno coloro che avranno sperimentato la misericordia di Dio e saranno stati misericordiosi nei confronti degli altri. Essi, dice la beatitudine, troveranno misericordia. Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. Se ci fate caso, questa beatitudine sembra escludere quanto invece viene sottolineato dalle altre beatitudini. Che cosa esclude questa beatitudine? Il premio. Nelle altre beatitudini c'è la promessa di una pienezza rispetto a quello che ora è dato semplicemente in caparra. Qui invece c'è una sorta di giusta misura. Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. Non c'è nulla di nuovo. Il pianto è condizione per la consolazione. Beati quelli che piangono perché saranno consolati. Beati quelli che sono poveri perché riceveranno la ricchezza da parte di Dio. Beati coloro che hanno fame, perché saranno saziati. Qui la misericordia vuol dire solo misericordia. C'è la medesima cosa, prima e dopo. Misericordia e misericordia. Ma allora che cosa cambia? Che cosa c'è di nuovo? Che cosa riceviamo noi essendo misericordiosa? Meglio piangere perché riceveremo la consolazione, meglio avere fame perché saremo saziati. C'è di nuovo che la misericordia siamo noi a darla, attenzione, e noi a riceverla. Ma è possibile ricevere quello che diamo e dare quello che riceviamo se già Dio vive nel nostro cuore. Se cioè l'atto con cui noi siamo misericordiosi implica già la presenza di Dio in noi, che è
infinita misericordia. Certo, noi potremmo dire che in questo momento sono io ad essere misericordioso, non è Dio. Noi ora usiamo misericordia verso i poveri e poi Dio la userà verso di noi. Ma non è così. La misericordia che noi esercitiamo, attenzione, la esercitiamo verso Dio. Qualunque cosa voi facciate all'ultimo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. È Dio che riceve da noi misericordia, ma è Dio stesso che, vivendo in noi, attraverso di noi, dona la misericordia. È sempre Dio che vive nel nostro cuore, che riceve e che dona. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Ecco che cosa riceveremo domani. Se abbiamo dato un vestito, riceveremo Dio. Il vestito è solo il pretesto per dare Dio che vive in noi a Dio che è nel nostro fratello. Avevamo dato Dio a Dio, riceveremo Dio da Dio, perché nel nostro atto di misericordia è Dio che diamo a Dio. Ma anche domani è da Dio che riceveremo Dio, e tutta la nostra vita non sarà altro che amore. Questa è la vocazione del cristiano e della Chiesa: essere trasparenza dell'amore del Padre. Siamo chiamati a imparare la misericordia per diventare misericordiosi come il Padre. Questa è una cosa dirompente se noi ci facciamo caso. Se noi ci facciamo caso che non possiamo esercitare nessuna misericordia se Cristo non inabita nella nostra vita, perché altrimenti non capiremmo questa beatitudine, perché non aggiungerebbe niente. Nel momento in cui noi invece diciamo che noi diamo Dio che è in noi a Dio che è nel nostro fratello, noi diciamo che la misericordia è sempre Dio che la esercita attraverso di noi. Ma come la esercitiamo soprattutto questa? In una direzione precisa, io dico attraverso il perdono. Come perdona Dio? E abbiamo letto la parabola del servo spietato. Un'antica storia dei monaci del deserto narra di un vecchio brigante che si sentì male e, percependo che stava per morire, bussò alla porta di un monastero. «Dio avrà misericordia di me», disse il brigante al monaco che era venuto a soccorrerlo. «Come fai a esserne sicuro?» rispose il monaco. «Perché è il suo mestiere», ribatté il brigante. «La misericordia è il mestiere di Dio». Anche nella religione ebraica, come in tutte le altre religioni, un elemento importante per avere la salvezza era il perdono di Dio. Nel libro di Giobbe noi leggiamo così: come può giustificarsi un uomo davanti a Dio e apparire puro un nato di donna? Ecco, la luna stessa manca di chiarore e le stelle non sono pure ai suoi occhi. Quantomeno l'uomo, questo verme, l'essere umano, questo bruco. L'uomo, un verme peccatore, doveva chiedere ripetutamente perdono al Signore per le sue colpe, offrire sacrifici per i suoi peccati. In questo contesto culturale appare davvero sconcertante il fatto che Gesù non inviti mai a chiedere perdono a Dio. Mai una volta nel suo insegnamento Gesù chiede ai peccatori di invocare il perdono di Dio, ma insistentemente li sprona a perdonare le colpe che altri hanno commesso nei loro confronti. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non li perdonerete,
neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Per Gesù chiedere perdono è inutile, perché il chiedere perdono a Dio è inutile, perché il Signore concede il perdono all'uomo mentre ancora lui è peccatore. Vi ricordate San Paolo? Mentre eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. Occorre però che l'uomo, che noi, prendiamo coscienza di questo perdono ricevuto. E ciò è possibile solo se il perdono ricevuto si trasforma in perdono donato. Noi non apprezzeremo mai il perdono che abbiamo ricevuto di Dio, e quindi non trasformerà mai la nostra vita, se questo perdono non si trasforma in misericordia, in perdono nei confronti dei nostri fratelli. Questo è l'unico elemento dal quale noi possiamo avere piena coscienza di essere stati perdonati. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. E come il Signore ci ha perdonato? Concedendo il perdono prima che venga richiesto. Qui si tratta di fare proprio un salto di qualità. Prima che presenti la tua offerta, vai, cioè prima ancora che ci venga richiesto. E come dobbiamo crescere? Come devo crescere in questa logica di Dio? Com'è difficile vivere quello che il Signore ci chiede? E poi, parlando della necessità del mutuo perdono tra i componenti della comunità, Gesù arriva ad affermare addirittura che se un fratello persevera nell'atteggiamento di rottura e non vuole riconciliarsi, deve essere trattato come un pubblicano e un pagano. E voi sapete meglio di me che cosa vuol dire questo. Non vuol dire marginarlo, non vuol dire non amarlo più, ma vuol dire amarlo con un amore più grande, amarlo con un amore che supera addirittura, ecco, la nostra capacità di amare. Il fratello che ha peccato e che non si vuole ravvedere va amato così come lo ama Gesù, con un surplus d'amore. Però l'insegnamento di Gesù non convince Pietro. Il discepolo chiede una regola più precisa. Quante volte devo perdonare? Sette volte? Fino a sette volte? La legislazione rabbinica concedeva di perdonare il colpevole fino a un massimo di tre volte. Pietro, dicendo sette, aveva raddoppiato e ce ne aveva aggiunto uno. Quindi per lui, diciamo, non so, Gesù gli risponde che l'accento non è posto sulla quantità, ma sulla qualità del perdono. Un perdono che deve essere illimitato. Non è un perdono che deve essere illimitato, ma deve essere un perdono che deve mostrare le caratteristiche del perdono di Dio. Un perdono incondizionato, un perdono preveniente, fino a 70 volte 7. E per far comprendere questo, Gesù racconta la parabola che abbiamo ascoltato all'inizio, per far comprendere a Pietro che non è questione di quantità, ma di qualità del perdono. Questa parabola serve all'Evangelista per commentare proprio quella quinta e settima richiesta del Padre nostro: condona i nostri debiti come noi li condoniamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Abbiamo sentito: per questo il regno dei cieli è simile a uno che voglia fare i conti. Incominciati i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. Voi sapete che si tratta di una sproporzione enorme. Non sarebbe bastata tutta la vita, non sarebbero bastate 100 vite per poter rifondere il debito al padrone. Se tutto quello che Dio ci dona lo consideriamo un debito, allora è impossibile pagare. Bisogna passare dalla logica del debito a quella dell'amore gratuito. La gratuità del dono di Dio
deve essere la misura del nostro amore. Non avendo però costui da restituire, il Signore ordinò che fosse venduto lui con la moglie e gli restituisse quanto doveva. Davanti a questa tremenda sorte, restare per sempre schiavo del padrone, avere la propria vita nelle mani del padrone, egli tenta l'impossibile. Gettatosi ai suoi piedi, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Anche questa è una supplica irreale, quella che viene fatta da questo servo. Essendo questo debito infatti sproporzionato, non gli sarebbe bastato, vi dicevo, una vita per restituirla, neanche se avesse impiegato la vita dei suoi figli, dei suoi nipoti, dei suoi pronipoti, non l'avrebbe mai potuto restituire. Mosso a compassione, il signore di quel funzionario lo lasciò andare e gli condonò il debito. È quello che fa il Signore con noi, con la cancellazione del debito. Il Signore che cosa ha fatto? Ha regalato la vita a quel servo, quella vita che avrebbe dovuto impiegare per restituire il debito. Il cristiano non può essere misericordioso solo se ha coscienza di questo suo debito nei confronti di Dio. Noi abbiamo il debito di quello che siamo, di quello che abbiamo. Chi più si sente debitore, più diventa misericordioso, compassionevole. Chi si sente giusto è capace di essere spietato nei confronti degli altri. Tutta la nostra esistenza è un debito che non riusciremo mai a pagare adeguatamente, ma possiamo diminuirlo cancellando i debiti che gli altri hanno verso di noi. Se noi la nostra creaturalità la mettiamo a confronto con la pienezza dell'essere di Dio, se noi riconosciamo che lo dobbiamo all'amore gratuito di Dio, intanto il fatto che siamo, ma anche quello che siamo, allora questo debito lo potremmo pagare semplicemente cancellando i debiti dei nostri fratelli nei nostri confronti. Altrimenti cadiamo in quell'idolatria nella quale addirittura ci sentiamo autori di noi stessi, quella causa sui che applichiamo a noi ci fa perdere di vista il debito che noi abbiamo. Appena uscito quel funzionario, ecco che non fece la stessa cosa nei confronti dell'altro servo, anche se gli doveva una quota più ragionevole che avrebbe potuto restituire. E il Vangelo dice non solo che lo strattonava, ma che lo soffocava. Cioè, quella vita che a lui era stata restituita attraverso il debito che gli era stato condonato, lui la toglieva all'altro servo. E poi sapete come abbiamo letto la parabola, va avanti e conclude così: così anche il mio Padre Celeste farà a ciascuno di voi, se non condonerete di cuore al vostro fratello. È Gesù stesso che dà l'interpretazione della parabola, ricollegandosi al tema del perdono e alla richiesta di Pietro. Gesù afferma che il perdono che Dio concede gratuitamente e anticipatamente a noi rimane inefficace fin tanto che non si trasforma in perdono gratuito nei confronti dei nostri fratelli. Questa è una cosa importantissima. Cioè, noi riceviamo il perdono da Dio, ma quel perdono rimane inefficace fin tanto che non si trasforma in altrettanto perdono e misericordia nei confronti degli altri. Ma non perché Dio ritira il suo perdono. Il Signore si richiama a quando aveva detto ai discepoli: tutto ciò
che avrete legato sulla terra resterà legato in cielo. Tutto ciò che avrete sciolto sulla terra sarà sciolto in cielo. Chi non perdona di cuore, attenzione, lega il perdono di Dio, lo incatena. Questo perdono di Dio nei nostri confronti si scioglie nel momento in cui noi diventiamo misericordiosi come il Padre. Quindi Dio non può non perdonarci, perché Dio non può non amarci. Ma questo amore di Dio, questo perdono, quando noi chiudiamo il cuore ai nostri fratelli, lo leghiamo e non ha efficacia in noi. È legato. Quando si scioglie e diventa efficace per noi? Quando noi diventiamo misericordiosi, sicut pater. Il peccato dei peccati è il non perdono, è uccidere in me, diciamo, legare, ma anche uccidere in me l'amore di Dio. Nel perdono salvo il fratello offrendogli l'amore del Padre, ma salvo anche me stesso vivendo di questo amore. E concludo leggendovi un passo breve tratto dagli insegnamenti di Doroteo di Gaza, superiore di un monastero nel deserto di Gaza nel VI secolo. Un grande anziano si intratteneva con i suoi discepoli in un posto in cui c'erano cipressi di diversa altezza, piccoli e grandi. E l'anziano disse a uno dei suoi discepoli: strappa questo cipresso. Era piccolo e il fratello lo strappò subito con una mano sola. Poi l'anziano gliene indicò un altro più grande del primo e gli disse: strappa anche questo. Ed egli, scuotendolo con le due mani, strappò anche quello. Di nuovo l'anziano gli indicò un altro più grande. Il fratello, dopo averlo scosso più volte, aver faticato e sudato, levò dal terreno anche quello. Poi l'anziano gli indicò un altro più grande, ma il fratello, nonostante faticasse e sudasse molto, non riuscì a sradicarlo. Quando l'anziano vide che non riusciva, ordinò a un altro fratello di alzarsi e di aiutarlo. E così in due riuscirono a strappare il cipresso. Allora l'anziano disse ai fratelli: ecco, lo stesso avviene per voi, per le passioni. Fino a quando sono piccole, se vogliamo, possiamo reciderle facilmente, ma se le trascuriamo perché sono piccole, si rafforzano. E quanto più si rafforzano, tanto più esigono maggiore fatica. Se poi si sono rafforzate contro di noi, nonostante tutta la nostra fatica, non riusciremo ad estirparle se non riceviamo l'aiuto di Dio e dei santi. Se vogliamo avere sempre la gioia nel cuore, apriamoci tutti i giorni a ricevere il perdono di Dio e chiniamoci a donare il perdono ai nostri fratelli, non lasciando mai che in noi si sedimenti un minimo sentimento di durezza, di risentimento, di rancore. Sradicando il male al suo insorgere, faremo l'esperienza della più grande libertà e beatitudine. Altrimenti affonderemo in quella nera solitudine che è la chiusura a Dio e al prossimo. Se escludiamo dal nostro cuore il prossimo, allontaniamo anche Dio. Egli infatti dimora in noi, se insieme a Lui diamo accoglienza misericordiosa ai nostri fratelli. Grazie. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Ti benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Buona serata a tutti e buona Quaresima ancora a tutti. Arrivederci. Avete ascoltato Catechesi per la Quaresima, guidata da Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe La Placa.